Let's go! Bentornati, ovetti, su New Super Mario Bros. Wii! Nello scorso episodio abbiamo sconfitto il boss finale, Bowser! E oggi cominceremo il post-game. Ho già fatto una copia di backup e sì, ora vi parlerò delle stelle di completamento. La prima si ottiene se finite il gioco, fine. La seconda si ottiene completando ogni singolo livello normale del gioco. In che senso? Tutti i livelli, anche quelli nascosti, va bene? La terza, se prendete ogni singola moneta stella, ce ne sono 207, dal mondo 1 al mondo 8. Ce ne sono altre due di stelle, ma ne riparleremo a fine mondo 9, quindi adesso entriamo nel file 1, ovviamente. Let's play! Esatto, e cominciamo il mondo 9! Tanto per sicurezza vorrei ricordarvi che ogni livello del mondo 9 si sblocca se ottenete tutte quante le monete stella del numero corrispondente. In che senso? Il livello 9-1 si sblocca ottenendo tutte le monete stella del mondo 1. Detto questo, possiamo cominciare con i livelli più difficili del gioco. Ma non per questo non sono divertenti, anzi, lo sono, e anche molto. Tuttavia state attenti, il vostro migliore amico sarà appunto il fungo Elica. Se avete abbastanza funghi Elica, di scorta insomma, dovreste stare a posto. Adesso romperò un po' la mia regola di non usare potenziamenti fuori dal livello che non siano appunto super funghi, perché fidatevi di me. Fidatevi di me. Anzi che non sono neanche così sicuro di riuscire a prendere tutti quanti, o meglio, tutte quante le monete stella in una sola run di un livello. Quindi cerchiamo di stare attenti e di andare avanti potenzialmente senza perdere nulla. E poi dovrei stare a posto, dovrei stare fresco, dovrei essere davvero messo bene. Ok, perfetto. E il primo livello è il livello più facile. Aggiungerei ovviamente. Ah, ah, evitiamo queste piante piana e cerchiamo di raggiungere quel tubo. Perché questo tubo? Perché qua dentro c'è un passaggio segreto. Quindi mi raccomando, non mancatelo. Fammi andare nel tubo, ok? Per andare a prendere l'ultima moneta stella. In effetti, tanto per, vorrei parlarvi del potenziamento consigliato. In questo livello vi danno spesso il fiore di ghiaccio, apposta perché è il potenziamento consigliato da livello. Solo che il fungo Elica è 100 volte meglio, quindi ovviamente sto usando quello. Ed è lo stesso fungo Elica che ho preso nella battaglia contro... Bowser, che ho perso subito. Visto? Una piccola distrazione può essere fatale. Allora, via con questi cosi di grazia. Oh mamma mia, non importa, non importa. Abbiamo raggiunto la fine del livello. Dovrei stare a posto, soprattutto se riesco ad evitare questi cosi e ad arrivare nell'ultimo stage. E per ultimo stage intendo qua. Davvero sto rischiando di cadere nell'ultima parte di livello? Oh, bene. Mario time. Non ci penso nemmeno, Todd. Il nostro obiettivo oggi è finire il mondo 9-1, 2, 3 e 4. Allora, per questo livello, fiore di fuoco, fidatevi di me, vi servirà. Anche quello di ghiaccio, ma quello di fuoco è più comodo. Let's go! Pesci, pesci malefici ovunque. E piante piragna, che trollano, davvero tanto trollano. Adoro questo livello! Per dire che lo detesto con tutto me stesso. Perché? Pesce. Pesce. Dov'è? Eccolo là il pesce. Ok, allora, devo sconfiggere il pesce. Ti fai sconfiggere, signor pesce? No! Si faccia sconfiggere, signor pesce! Oh, mamma mia! Oh no, la piattaforma poi non scende più. Ok, giusto. Se va sott'acqua la piattaforma non vi aiuterà più, però non importa. Bisognerebbe restare qua sopra. Vabbè, ce l'ho fatta lo stesso. Allora, vediamo che altro posso fare. Tra poco spawnerà un altro pesce, quindi devo stare attento. E fortunatamente per noi devo andare in questo tubo. Bene. Oh, gioia. Allora. Oh, perfetto. Fortunatamente l'ho sconfitto. Altrimenti sarebbe stata molto difficile come cosa. Di norma bisogna tenere premuto 2 e spammare 2 per nuotare in fretta via. Bene, pesce, se ne vada. Grazie. Lei invece, mister Paratrupa rosso, potrebbe darci una mano, ma no. Ovviamente la risposta deve essere sempre un no.
E neanche qui c'è la moneta stella, mi raccomando, è un po' più avanti. Potrei in effetti usare un Koopa per sconfiggere il pesce. È un po' difficile, ma... Ok, non ce l'ho fatta, tentar non nuoce. Si può congelare il pesce, sì, ma per pochissimo. Non so se ci conviene la cosa. Oh, baby. E queste piattaforme sono tecnicamente nuove, se non sbaglio non le abbiamo mai viste. O se le abbiamo viste non ricordo dove le abbiamo viste, quindi per me non contano. Allora, lo sapevo che mi avrebbe trollato. Allora, mi fai andare lì per favore? E mi fai anche sconfiggere questa pianta piranha, ok. Ho congelato il Koopa, non che io volessi farlo in effetti, ma l'ho fatto per sbaglio. Ok. Allora, mi faccia andare avanti, signore. Benissimo, vai, vieni pesce. Lancio! Pesce colpito? Pesce per niente colpito, ma non importa. Qua dovrebbe esserci un altro fiore di ghiaccio. Ho ragione? Sì. Non lo voglio usare, perché non serve per il momento. Allora, qui state allerta, mi raccomando. Avete bisogno di un Koopa. Se, sono serio, eh? Vi serve davvero un guscio di un Koopa, quindi aspettiamo che si generi la piattaforma. Dai. No, dannazione, ok. Allora, quando perdete il guscio di quel Koopa dovete tornare indietro per un attimo e provare a prenderne un altro. È un po' fastidiosa come cosa, ma bisogna aspettare, bisogna essere molto pazienti. Vi danno fortunatamente tutto il tempo che vi serve, ma se cade il Koopa... Ok, 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 ce l'ho fatta. È un po' difficile. Bisogna in sintesi lanciare il guscio, potenzialmente riprenderlo e rilanciarlo, solo che non ce l'ho fatta. Ora devo ritornare indietro per rifare la cosa. Sì, lo so, è fastidioso, ma va fatto così. Non è che mi sto inventando un metodo nuovo o altro, va letteralmente fatto così. Quindi bisogna semplicemente evitare il pesce e continuare a colpire il Koopa per poi rilanciare il guscio. Ok, sperando che magari tornando indietro... No, ok. Ci ho provato però. Allora, adesso... Oh, dannazione, giusto, bisogna fare lo slide. Provaci. Ok. Slide. Ok. Slide. Perfetto. Adesso aspettiamo un attimo. Troppo basso. Ok, non importa. Spin jump. E ce l'ho fatta. Ok. Devo solamente uscire da livello. Cosa che in realtà è un po' difficile se non sto attento, ma... Allora, salta. Vai. 1, 2, 3, 4, 5 e boom! Oh! Mario Time. Visto? Sono molto snervanti. Più che altro è snervante provare a prendere ogni singolo ogni singola moneta stella in una sola run. Allora, quest'altro livello vi consiglio il fungo Elica. Ne abbiamo solamente 3, però. Sapete una cosa? Proviamoci senza, ok? Anche perché più tardi dobbiamo cambiare per forza potenziamento, bisogna prendere il fiore di ghiaccio, ma ne riparleremo, ok? Allora, mondo 9-3. Vi piacciono i proiettili Bill, pallottoli Bill? È uguale? Ora vi seguono. Vi seguiranno per tanto tempo. O meglio, vi seguiranno finché non li sconfiggete. Ed è una cosa magnifica, giusto? Wrong! No, è devastante come cosa. È possibile prendere questi blocchi Pau, che però non distruggono i cosi. Già, mi ha anche colpito il coso, ma la gioia più assoluta. Allora, al terzo cartello, che dovrebbe essere questo, c'è un tubo nascosto. Mi raccomando, non mancatelo. Allora, è un labirinto, ma fortunatamente riesco a vedere il passaggio. Bisogna andare a destra, quindi vai. In fretta bisogna andare a destra. In fretta bisogna andare a destra. Vai. E ce la si fa, ok. C'è anche un altro percorso a sinistra, ma è più facile andare a destra, quindi... Andrò a destra, fine. Qualcosa qua? Ci ho provato, ok. Ora, tornate indietro quando potete. Poi, alla fine della strada, girate a destra. Bisogna letteralmente fare come ho detto adesso. Ok, il problema era proprio il guscio del Koopa, quindi vediamo un po'. Vai. No, dannazione. Oh, boy, a triple, ok. Bene, pronti, partenza. Ora bisogna premere il pulsante P e correre, correte. Prendete le monete, ignorate questo, andate avanti, saltate solo quando vedete le monete per prendere l'ultima moneta stella. E si va giù. Dov'è che si... Oh mio Dio, è qui? Oh,
Ho il terrore di prendere quest'ultimo coso, perché, sì, questa è una delle monete stella più complesse da prendere del gioco, e non è uno scherzo. Banzai Bill! Yay, Banzai Bill che vi seguono poi, quindi manco a dire che sono facili, no? Vi devono seguire anche. Potete sconfiggerli, si possono congelare momentaneamente, quindi buon per noi. Si possono anche distruggere col congelamento, per caso? No? Ok, bisogna saltargli sopra, quindi attenzione. Bene, la vedete? È laggiù. Come si fa a prendere? Oh, non ne ho la più pallida idea, miei cari. Bisogna aspettare che un proiettile Bill sia abbastanza vicino a voi per poi fare così. Wow, come ho fatto. Di norma non si fa così in fretta questa cosa, gente. Per niente. Congeliamo il razzo momentaneamente per andare avanti. Ok. Sta andando troppo bene. L'ultimo livello dovrò rifarlo 700 miliardi di volte. Sì, sì, abbastanza sicuro che sia così la cosa. Oh boy, a triple. Ok, andiamo. Siamo quasi arrivati alla fine. Ok, ok, ok. Non devo cadere adesso. Avessero messo un blocco Kaizo là sopra, sarei imploso. Sarei seriamente imploso. Però ci sono ancora dei proiettili Bill qua, quindi. Oh, beh, non importano i proiettili Bill. Mario Time. Un'altra cosa che devo dirvi, off camera, tra questo e il prossimo episodio, andrò in tutte le case di Todd, in tutti quanti i cannoni, e li sbloccherò, perché bisogna farlo per le ultime due stelle, quindi... Ok. 9-4. Odio questo livello. Perché è un livello... scorrimento automatico, vi dice qualcosa? A me dice tutto! Basta dire scorrimento automatico per distruggere completamente ogni singola cosa bella di questo gioco. Però non importa, l'importante è andare avanti e potenzialmente non essere colpiti da quella pianta piragna. Perché? Perché quella pianta piragna sputa fuoco e ovviamente sputando fuoco può accendere le bombe. Quindi dobbiamo adesso fare così, lanciare questo per sfiammare le bombe, ok? Congelarla! Ok, perfetto. Grazie. E possiamo andare avanti. Se le bombe distruggono quel passaggio... Oh, 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 siete morti. Quindi, occhio. Congela, ok. Ho ottenuto il potenziamento del ghiaccio perché ci serve il potenziamento del ghiaccio. Quindi non è che ho scelto a caso di prendere quello. Però non ho scelto di non... Mi fai prendere quel pau, per favore? Lancia. Ok, grazie. Mi faccia andare a prendere quella moneta, signor tubo, grazie. Congela, so che c'è, ok. No! Fammi andare, fammi andare. Ok, allora. Fai po. Ok. Non importa, ce n'è un'altra tra poco. Ok. Qui! Bobombe! Dove stanno? Bobombe! Che abbassano dopo due, ok. La piattaforma, la gioia. Allontanatevi in fretta, gente. Questo è il tranello, ok? Il tranello è proprio questo. Congelatele, prendetele, lanciatele via subito, appena potete. Potete anche rimanere qua. Il trucco qui sarebbe congelare questa bomba. Aspettare un attimo. Ok. Congelare questa, prenderla. E... No, dannazione, mi serve... Ok, fate peso. Ok, grazie. Dannazione, mi sa che questa è la prima che manco. Sì, ok. Questa è la prima moneta stella che manco e non mi importa di prendere. Perché la prossima è ancora più difficile. Quindi adesso dovrò rifare il livello per prendere questa moneta. Quindi non importa, l'importante è sapere dove andare e cosa fare. Allora, qui. State attenti in realtà. Questo Pau potrebbe essere la vostra fine. Perché avete bisogno, in effetti, che si abbassi la piattaforma. Di un bel po', aggiungerei. Per andare a congelare quella quella pianta piragna, disse Tonks. Ok, beh. Mi sa che... no! Se ne vada! Bobomba! Dove stanno? Lo so, grazie, eh. Mi fate fare? Ah, devo congelare quella pianta piragna. Se non la congelo è un casino. E sono morto. Ok, bene. Ho un altro tentativo per prendere quell'altra moneta stella. E non c'è un checkpoint, gente. Non ci sono checkpoint. La gioia, vero? Sì, lo so. Oh mio Dio, ce l'ho fatta. L'ho presa, non so neanche io come. Non mi interessa. L'ho presa anche senza fiore di ghiaccio. Ok, allora. Adesso non importa se riesco a prendere la terza moneta stella. L'importante è andare avanti, ok? È seriamente importantissimo andare avanti e finire il livello. Siamo alla
Terza morte, vorrei dire. Mi servirebbe un'altra, esatto. Se abbassaste quel coso sarebbe l'ideale, guardate. Più basso. Grazie. Ora, se riesco a congelare quella dannatissima pianta. Ok, ok, abbiamo perso. Cioè, abbiamo perso tecnicamente. Perché non posso più prendere la terza moneta stella. Ma se in realtà riesco ad andare avanti ed ignorare la terza moneta stella, che si trova appunto in quel tubo rosso, tanto per dire, posso comunque raggiungere la fine e riprovare questo livello solamente per la terza moneta stella, che sta appunto là sotto. È difficile da prendere, ok? Molto difficile da prendere. Mario time. Adesso dovrò rifare il livello e devo sperare di non perdere Mario Ghiaccio. E poi ce la faccio. Ok, andiamo. Ora. Congela. Congelala. Ok, no, devo congelarla, dai. Devo solo congelarla. Oh mio Dio, non so come ho fatto, ma è stata iper clutch come cosa. E ce l'abbiamo fatta. Devo solo non morire adesso. Ok, ok. Questo è uno dei livelli più difficili del gioco, gente. E ce la si fa. Avete visto che si può fare se fate una pazzia come ho fatto io, ossia congelarla mentre cadevo e mentre prendevo il danno. Non importa, ce l'ho fatta. Si fa così, gente. Bisognerebbe usare il Pau per distruggere le bombe, per poi avere strada libera. Però bisogna lanciare il Pau quando la pianta è dentro il tubo. Avete visto come si fa? E per me va più che bene. E adesso, l'ultima cosa di questo episodio. Premendo più, è possibile salvare. E ovviamente voglio salvare. Ho già fatto un backup, sto a posto. Quindi, nella prossima parte di New Super Mario Bros. Wii affronteremo il mondo 9, 5, 9, 6, 9, 7, 9, 8. See you next time.